metteranno prima o poi un DSP per poi vedere. Ok, grazie, buonasera a tutti. Iniziamo la serata di chiusura della campagna elettorale 2020 del gruppo Fare Comune. Do la parola ai nostri amici e presentatori Alice e Giuseppe. Però lo inventeranno, hanno inventato la voce MIDI, inventeranno anche. Allora, non era previsto che noi entrassimo, però intanto fa queste cose. Scherzi, diciamo. Vabbè, prendi il microfono anche tu, così almeno. Allora, ci conoscete, siamo Giuseppe e Alice. L'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento è ricordarvi, come abbiamo fatto l'altra volta, di magari mettere in servizio i cellulari e nulla. Poi ci sarà lo spazio per le domande, come la volta scorsa, alla fine, e lascio a te l'introduzione per presentare quello che c'è da presentare. Allora, adesso partiamo subito con dei video. To share it, ooh, need you, darling.
attimo. Si sente? Ok. Dove devo mettermi? In qua. Ok. Ringraziamo. Allora, intanto le prime due persone di questa serata, che sono le due persone che ci stanno accompagnando e ci accompagneranno per tutto quello che è il montaggio di questi brevi video, che comunque sono pazzeschi. E sono Elena Longhin e Silvia Ferré, che stanno facendo tutto questo lavoro da giorni ormai. Poi, ringraziamo voi ancora una volta per la vostra presenza. Abbiamo visto il primo video e iniziamo con le prime presentazioni. Prego. Allora sì, non poteva esserci modo migliore che iniziare con questo video, dove rappresenta poi quello che è stata la campagna elettorale di Fare Comune. Divertimento, sorrisi, lavoro intenso, ma per arrivare a uno scopo finale che è stato intenso, è stato un lavoro difficile, sono mesi veramente difficili di lavoro, però è stato bellissimo e questo lo posso dire anche loro, e quelli che hanno lavorato lo possono confermare. Allora vorremmo iniziare a chiamare qua Pietro Zappamiglio. Un applauso. Grazie. Beh, mi associo innanzitutto ai ringraziamenti a Elena Longhin e a Silvia Ferré, perché gran parte di questo lavoro è proprio merito loro, quindi chiedo un applauso ancora più forte di quello di prima. Grazie ancora ad Alice e a Giuseppe per la loro disponibilità, per il loro entusiasmo e per la bellezza che si può prendere da persone giovani come loro, e che danno il loro tempo, la loro passione per un impegno politica, un impegno come il nostro. Grazie davvero di cuore, un applauso. Nei giorni scorsi un giornalista mi ha fatto questa domanda e mi ha detto: com'è stata questa campagna elettorale? E io ho risposto: questa è la mia quarta campagna elettorale qui a Gorla Maggiore, la prima nel 2005, la seconda nel 2010, la terza nel 2015, oggi questa nel 2020 con la seconda candidatura a sindaco. Io ho risposto dicendo che è una campagna che mi rimarrà nel cuore, perché insieme a questo gruppo è nato davvero un desiderio di fare del bene per il nostro paese, ma soprattutto è nata una grande amicizia. E la testimonianza di questa amicizia è stato proprio il fatto che al gruppo si sono uniti tanti giovani. E io credo che la politica oggi abbia proprio anche questo scopo, questo obiettivo, quello di far crescere i giovani che possano occuparsi del futuro del nostro paese. E quindi ringrazio di cuore davvero tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo. Per me è stato un periodo faticoso, un periodo di sacrificio, un periodo di sacrificio anche per ovviamente la mia famiglia, però è un periodo che, come tante altre volte, custodirò nel cuore e che mi rimarrà come ricordo per sempre, proprio perché ho incontrato tante persone, ho visto la bellezza di un paese che non è morto, signore, un paese invece generoso, un paese che anche nel periodo del Covid ha dato dimostranza e dimostrazione di essere un paese appassionato, un paese vicino alle persone più deboli, un paese vicino alle persone più fragili. E quindi sembra banale, ma la parola che mi sento di dire oggi e che non è scontata è: grazie davvero a tutti. Quando è nato questo progetto, questo programma elettorale, sulla base della nostra esperienza, abbiamo detto che ci siamo ripromessi che questo programma elettorale fosse calato nella realtà dei più giovani e diventasse il progetto più innovativo per i giovani. E allora mi piacerebbe che fosse uno dei nostri candidati a raccontare come è nato questo inizio, questa origine di questo percorso, e come proprio attraverso questo percorso siamo proprio arrivati oggi a questa sera. Quindi lascerei la parola a Gianluca Ferré. Grazie. Parlo stasera non soltanto a nome mio, ma di tutti loro, perché mi tocca. Io sono il più giovane del gruppo, non anagraficamente, ma politicamente parlando sono il più giovane, e quindi, come tutte le matricole, mi hanno dato questo compito di questa serata, di parlare del gruppo,
perché questa è una serata speciale, non abbiamo intenzione di tediarvi ancora con tutti i temi legati al programma, perché ne abbiamo parlato già tanto, abbiamo parlato durante l'evento un paio di settimane qua, un paio di settimane fa, sui social, un sacco di video abbiamo prodotto, ci sono stati degli articoli, delle trasmissioni, quindi in realtà il tema del programma è stato sviscerato. Pietro più tardi entrerà nel merito di alcuni punti, giusto per ricordare quelli essenziali, ma non vogliamo andarvi con questo. Vogliamo parlare invece di come siamo arrivati a questo punto, qual è stata la nostra storia. Questi siamo noi. E questo gruppo è un gruppo che 4-5 mesi fa non esisteva. Eravamo tutti dei singoli, noi ci siamo presentati diverse volte, ma ci siamo presentati come singoli, voi ci conoscete come singoli. In realtà siamo un gruppo, siamo diventati un gruppo. Io quando sono entrato la prima volta nella stanza in cui si cominciava a pensare a stendere il programma, conoscevo poche persone, molte li conoscevo di vista, con qualcuno avevo scambiato delle opinioni, ma non li conoscevo personalmente. La bellezza di questa storia è stato che nel corso della costruzione di questo programma, di questa campagna elettorale, siamo diventati una vera squadra, e una squadra che è anche molto ben bilanciata. Ci sono persone di tutte le trazioni, abbiamo dei pensionati, abbiamo Renato che ha giro vitale, secondo me, perché è sempre attivo, è molto più di tanti giovani del gruppo e fuori. Abbiamo delle persone di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali, quindi in realtà ci completiamo molto a vicenda, e bene, perché è dal confronto che poi nascono le cose bilanciate, le cose giuste, le cose che non sono troppo estremizzate da una parte o dall'altra. Come è nata questa cosa? La prima volta che dicevo, 3-4 mesi fa, non so, sono entrato nella stanza, io pensavo di trovare qualcuno che guidasse, che imponesse il proprio programma, le proprie opinioni, i propri desideri. Niente di tutto questo. Ammetto di essermi meravigliato. Io pensavo fosse diverso l'approccio. Invece ho trovato tante persone che proponevano, tante persone che hanno contatti con tante persone di Gorla, perché noi siamo in tanti e ognuno di noi ha contatti con persone diverse, che raccogliendo queste informazioni nell'arco del tempo aveva maturato le proprie opinioni e le proprie proposte. E quindi ognuno di queste persone, non solo loro, ma anche tante persone che sono magari in mezzo a voi, che fanno parte del gruppo allargato, ha portato quelle proposte che alla fine hanno costruito il nostro programma. È stato facile riuscire a mettere tutti i punti insieme. Dopo le prime due serate eravamo arrivati a costruire già il punto d'arrivo. Si può andare avanti. Questa era una slide che io avevo preparato con tanta buona volontà, sperando poi di portarla, di metterla anche sul programma poi distribuito nelle vostre case. Fortunatamente qualcuno del gruppo, che ha molta più esperienza di me, mi ha detto: guarda, non puoi mettere lo stemma di Gorla Maggiore su qualcosa di elettorale, perché lo stemma rappresenta il paese. Poi ho tolto lo stemma di Gorla Maggiore, però ho voluto lasciare le immagini, perché noi siamo partiti, le parole, siamo partiti da due concetti. Uno di noi voleva rendere Gorla bella e attraente. Bellezza ed eccellenza sono il nostro obiettivo, e toccare tutti gli elementi della vita. Il vivere a Gorla Maggiore, ma anche il lavorare, l'imparare e divertirsi. Quali sono i tre elementi della strategia che abbiamo identificato? Sono tre: la sicurezza del vivere a Gorla, l'aspirazione ad avere un certo benessere e l'innovazione. Questi sono gli elementi che muovono, che hanno mosso tutte le proposte che poi sono state fatte. Giusto per darvi un'idea, questa è una piccola parte di quello che è stato costruito. Qui vedete lavorare, vivere, imparare, divertirsi, i tre temi e tutta la declinazione delle proposte che voi avete trovato sul programma, che avete magari ricevuto nelle vostre case,
partendo dal contesto di riferimento, dalle opportunità, da quelle che erano le sfide. E quelle proposte poi sono state ulteriormente elaborate e portate nel programma. Quindi è stata una costruzione molto lenta, ragionata, con proposte e controproposte, obiezioni, perché non tutte le proposte magari potevano essere valide per risolvere un certo tipo di problema o per cogliere una certa opportunità. E questo è stato un processo molto bello perché ci ha portato ad unirci, ci ha portato a scambiare delle opinioni, a confrontarci. Il risultato è stato quello che avete visto. Poi c'è stata un'altra fase della campagna elettorale. Dal programma costruito io ho imparato che in effetti bisogna fare un secondo passo, cioè comunicarlo questo programma. E comunicare questo programma non è facile, perché ci sono i social network che agevolano, che aiutano magari a comunicare determinate informazioni, ma poi ci sono anche gli strumenti più tradizionali, il gazebo. Io in passato non mi sono mai avvicinato ad un gazebo politico in vita mia, quest'anno è stata la prima volta e l'ho fatto da protagonista, perché poi essendo lì ho capito che la gente si fermava e chiedeva delle informazioni, quindi è un elemento interessante, importante per veicolare tutto quello che avevamo prodotto. Il gazebo è una, ma poi c'è stata la distribuzione del programma, le campane sono la mia colonna sonora di questa campagna elettorale. Tutta una serie di attività, ed ho scoperto anche l'importanza di un altro elemento, che sono i famosi santini. Io non conoscevo i santini, lo ammetto. Ammetto anche di non averli usati. La fotografia che ho fatto è questa di oggi, perché ce li ho ancora a casa. Personalmente non credo io a questo modo di fare politica. Non penso che qualcuno mi voti perché io ho messo in mano un santino, la mia foto e il mio nome a qualcuno. Io credo nella forza delle idee, nella forza delle proposte. Magari mi sbaglio, sicuramente mi sbaglio, perché credo che molti altri invece adottino questo metodo. Ripeto, non è quello che io credo, ma noi pensiamo di comunicare diversamente. Noi vogliamo parlare per contenuti, soprattutto, non per slogan. E altre due parole. Ecco. Questo è carino, perché l'aereo che avevamo lì nel gazebo, per chi voleva si fermava e voleva magari qualche bambino avere un aereo con cui giocare, è stato personalizzato con il nostro comandante al posto di pilotaggio e la truppa sulle ali. No, qui volevo spendere una parola per Pietro Zappamiglio, perché devo dire che ha condotto una campagna elettorale molto bene, non si è lasciato più di tanto tirare dentro polemiche, ha sempre fatto un passo indietro ogni volta che c'è stato che è stato un po' stuzzicato su determinati temi. Spesso e volentieri le sue fotografie di oggi, di ieri, di domani erano annunciate e mostrate ai 420 con qualche commento strano. Sinceramente ti faccio i complimenti, Pietro, perché hai tenuto un buon aplomb e hai mantenuto un profilo elevato da questo punto di vista. Ma questo aereo è un aereo che solo voi potete far volare, perché è pieno di tanti buoni propositi. Noi ci abbiamo messo tanto tempo per sviluppare quello che vorremmo fare. Non so se riusciremo a farlo. È importante provarci. Io sono convinto che non è facile amministrare un comune, anche pur piccolo, di 5.000 abitanti. È necessario fare tante cose e ad assumersi tante responsabilità. Ma noi ci proviamo, abbiamo delle idee, vogliamo provarci. Quell'aereo lo potete far volare solo voi. E chi altri ci può dare una mano? Sicuramente i ragazzi che si sono avvicinati a noi durante tutto questo percorso.
vediamo, lancio il filmato e poi ci sentiamo più tardi. Credo sia l'unica cosa che manca. Cosa ti ha spinto ad unirti a questo gruppo? Allora, diciamo che sono quella un po' più giovane del gruppo e ho un interesse per quello che è l'ambiente politico e questo gruppo rispecchia perfettamente quelle che sono le mie idee, soprattutto quelli che sono i principi in cui credo, la trasparenza e l'onestà. Beh, Pietro lo conoscevo già da un po' di tempo e quando mi è venuto a chiedere di unirmi ho accettato con piacere. Quali sono le prime tre parole che associeresti a fare comune? Squadra, intraprendenza e dedizione. Secondo me sicurezza, perché sono persone sicure di quello che fanno, competenza, perché sono competenti in quello che fanno, e onestà, perché sono trasparenti in quello che fanno. Qual è il progetto di fare comune che ritieni più interessante? Ma sicuramente i percorsi che sono stati proposti sull'orientamento e anche nell'ambito culturale, le giornate pensate in biblioteca e la pittura. Quello che ritengo più interessante credo sia anche quello più ambizioso, quindi tutto il progetto che gira intorno alla discarica. Fai un saluto, ciao! Ciao! Mi chiamo Antonio Castiglione, ho 23 anni e per quanto riguarda le iniziative più interessanti dell'amministrazione comunale, penso che l'attenzione e l'interesse dimostrato nei confronti dei più giovani, in particolare dei bambini, sia un interesse meritevole di sottolineatura. I bambini di oggi saranno i futuri domani, quindi fare una politica in loro favore significa fare una politica che guarda al futuro di lungo periodo. Sono tanti i progetti dell'amministrazione che vogliono coinvolgere i bambini nella vita concreta del paese. Sono tutti progetti che alla base hanno il valore del rispetto, del senso civico, dell'educazione e la sensibilizzazione di determinate materie, per esempio penso all'ambiente, che oggi sono al centro dell'interesse generale, al centro di molti dibattiti, e crescere consapevoli di questi valori è sicuramente una crescita positiva per tutti, in primis per il paese. E io voglio bene a Pietro, per quanto in giro sempre. Ti piace quello che fa lui? Sì, è bellissimo. Fai un saluto. Allora, come abbiamo visto, è sicuramente un gruppo omogeneo e formato persone che sono in grado di gestire un paese e ci terrei ancora a chiamare qua Pietro che ci spiega quali sono i punti fondamentali del programma. Grazie Alice, grazie anche per l'intervista doppia, è stata molto bella, grazie anche a Gianluca Ferre per averci fatto rivivere questo percorso. Lui non usa i santini, però ricordatevi il suo cognome il giorno delle elezioni perché è importante. Allora, dedichiamo qualche minuto per ripercorrere anche quello che è il nostro ambizioso programma elettorale. Il primo tema, quello che lo contraddistingue, il tema della visione. Abbiamo parlato di Gorla 2030. Gorla 2030 perché immaginiamo un paese che si sviluppi attraverso quattro poli fondamentali, che sono il polo socioculturale, il polo dell'emergenza, il polo dell'innovazione, il polo lo sport. Cioè, suggeritore, eh? Il polo dello sport, il divertimento. E no, volevo capire se lo ricordava Renato, è per quello che mi sono girato, non per altro. E quindi
un programma, come mi ha detto qualcuno in questi giorni girando, un programma che veramente a 360 gradi, che tocca un po' tutte quelle che sono le attività del nostro paese. Un programma che è ambizioso e che ha bisogno quindi di persone che possano sostenere questa ambizione. Ecco perché fin dall'inizio, come consuetudine nelle campagne elettorali di un paese piccolo come il nostro, io ho voluto dare subito evidenza e trasparenza in quelle che saranno le deleghe di ciascuno dei candidati, quello che saranno gli assessori esterni, un assessore esterno, come saranno scelti gli assessori all'interno dei candidati. E devo ringraziare davvero queste persone, ma che non sono, queste sono le persone che si sono messe in gioco, che ci hanno messo la faccia, perché noi vogliamo metterci la faccia, e secondo me è giusto così, è giusto in un paese come il nostro conoscere le persone che poi amministreranno la cosa pubblica. Ma non sono le sole, e io ci terrei davvero a fare un ringraziamento corale anche alle tante persone che sono qui questa sera o che non ci sono, giovani e più adulti, che hanno consentito in queste settimane di arrivare a questa serata di chiusura della campagna elettorale con le loro idee, con i loro progetti, con il loro sostegno, con il loro lavoro anche manuale. Ecco, un primo tema. Quello che in tanti chiamano il quoziente familiare, noi abbiamo voluto essere più concreti, l'abbiamo chiamato la riduzione delle tasse. In realtà l'abbiamo chiamato nel nostro programma elettorale la fiscalità amica comunale. Un tema fondamentale in un periodo di congiuntura sfavorevole come questo, che riguarda la tassa rifiuti. Con una delibera di consiglio comunale noi ci siamo già adoperati per la riduzione del 5% della tassa rifiuti, quindi il 16 di dicembre, quando vi arriverà il bollettino della tassa di rifiuti, ognuno di voi beneficerà di uno sconto del 5% rispetto all'anno precedente. A ciò si aggiunge uno sconto del 10% qualora scegliate di aderire all'addebito diretto su conto corrente. A ciò si aggiunge uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti 2020 per tutte quelle attività commerciali, artigianali, industriali che sono rimaste chiuse almeno un giorno a causa del Covid e delle successive ordinanze ministeriali e regionali. A ciò si aggiunge anche il miglioramento un po' di quelle che sono le condizioni di raccolta rifiuti. Stiamo pensando di offrire anche il servizio di raccolta del verde a domicilio, che abbiamo fatto nel periodo del Covid, con successo direi. Poi abbiamo previsto una dotazione che arriverà entro il mese di dicembre di un contenitore per la carta da 80 litri, quindi sarà un contenitore di plastica, un contenitore che non subirà la pioggia, come qualcuno mi dice. E poi, sempre dal punto di vista della fiscalità, abbiamo l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione per andare incontro a quelle situazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente sia all'interno del centro storico ma anche all'interno proprio di quello che è il perimetro che si chiama della rigenerazione urbana. E come sapete è nostra intenzione andare a catturare quelli che saranno i bandi regionali che potranno consentire anche degli investimenti su edifici di privati per poter effettivamente rigenerare quello che sarà il patrimonio esistente del nostro paese partendo dal centro storico e non solo. E poi il bonus sport per i bambini, noi l'abbiamo già fatto, lo vogliamo per i bambini adolescenti, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, 25 euro a bambino che fa sport nel nostro paese e non, quindi per ogni residente. E infine anche un'attenzione alla natalità, come sapete da anni stiamo cercando di batterci contro la denatalità e quindi abbiamo previsto di dare un contributo per ogni nato a partire dal 2020 che sia residente a Gorla Maggiore con i propri genitori residenti a Gorla Maggiore di 500 euro, quindi ovviamente il contributo è un contributo una tantum. Siamo riusciti con un'analisi dettagliata del bilancio comunale a garantire e mantenere quella che sarà l'addizionale comunale a zero. Come sapete Gorla Maggiore è uno dei pochi paesi in Italia ad avere un'addizionale comunale a zero, quindi altri comuni invece applicano un'addizionale pari fino all'1% di quello che è il reddito imponibile lordo del lavoratore dipendente
professionista. Ecco, queste sono le cose più importanti dal punto di vista della fiscalità comunale del nostro programma. Il tema del polo sportivo e del divertimento. Abbiamo percepito un bisogno, che era quello di rilanciare l'attività dell'Area Feste, che in questo momento è polo del divertimento, un bisogno di creare un'attrattiva per i più giovani attraverso lo sport, e così abbiamo pensato di trasformare l'Area Feste, che oggi è solamente un polo del divertimento, in un polo dello sport e divertimento, prevedendo entro già la metà del prossimo anno la realizzazione di due campi da calcetto, poi successivamente un campo da beach volley e poi ancora un campo da basket coperto, il tutto per rispondere alle esigenze dello sport di Gorla Maggiore. Stiamo facendo una riflessione anche ampliando il piano economico che riguarda questo intervento, su anche la possibilità di inserire un campo da paddle, e poi abbiamo già in progetto la sistemazione della viabilità dell'area feste con insonorizzazione, in maniera tale che sia piacevole arrivarci e non si creino anche dei disagi a quelle che sono le abitazioni vicine proprio durante le feste estive. Questo con lo spirito di poter utilizzare l'area feste sia durante l'estate che durante l'inverno, anche attraverso una tensostruttura che sostituirà quella oggi esistente e che consentirà fino a 300 posti a sedere per eventuali feste. A ciò si aggiunge anche l'ampliamento attraverso una zona copri e scopri di quella che è l'attuale area della bocciofila. Poi, la riqualificazione degli edifici esistenti. All'interno del progetto Gorla 2030 c'è la realizzazione di una piazza che starà qui alle nostre spalle, sarà una piazza interamente pedonale, sarà veramente il ritrovo dei giovani, dei più anziani, delle famiglie, delle persone che vanno a scuola, che quindi frequentano tutta questa zona. Questa diventerà invece la piazza della viabilità, si presta molto di più comunque ad essere il punto di svincolo della viabilità del paese, mentre noi vogliamo far crescere qui alle spalle un centro di aggregazione, quindi con una nuova piazza, con una vocazione prevalentemente pedonale e con la possibilità di collegamenti anche con quella che è l'attuale area della Meridiana, attraverso l'apertura di camminamenti pedonali, con la possibilità di sfruttare questo che qui vedete alla mia sinistra, che sarà lo spazio polifunzionale museale destinato alle mostre permanenti, come quella del Tabacchi, piuttosto che a mostre che verranno realizzate invece ad hoc, alla rete insieme agli altri teatri e mostre di busto, piuttosto che di Gallarate. E poi abbiamo pensato anche di dare finalmente una risposta alla necessità di fare del teatro, di fare dei concerti, e quindi abbiamo pensato di trasformare il pian terreno, il piano interrato dell'attuale biblioteca, in un'area polifunzionale, con la possibilità effettivamente che ci sia un auditorium invernale ed estivo, con la possibilità di aprire sull'intera piazza pedonale. Poi l'area mercato, questa è un'esigenza che io ho percepito parlando sia con gli utenti ma anche con gli stessi commercianti del mercato. Evidentemente l'area mercato pensata qualche anno fa oggi non risponde più alle esigenze degli utenti che degli stessi commercianti, e pertanto noi proponiamo lo spostamento dell'area mercato direttamente dietro la UBI Banca e dietro anche il Palazzo delle Poste. Questo quindi lo rende sicuramente più agevole. Tenete conto che quella è una zona frequentata dalle mamme che portano i bambini a scuola, dai genitori, dai nonni, da chi va dal prestinaio, piuttosto che insomma da tutte le persone che vanno in banca e in posta. Abbiamo calcolato che l'impatto a questo punto sul commercio dovrebbe portare a circa 400-500 utenti giorno, quindi rendendo molto più appetibile la possibilità di stare lì in questa zona, piuttosto che in una zona un po' più periferica e meno raggiungibile, che è quella dell'attuale piazza mercato vicino al Palagorla. Poi la salute, abbiamo una proposta veramente ampia che è in continuità con quello che fino ad oggi abbiamo già fatto, che riguarda la salute. Faccio un cenno sul tema della prevenzione. Vogliamo estendere il monitoraggio del tumore al seno della donna fino ai 35 anni in maniera gratuita, poi il monitoraggio dell'ictus, il monitoraggio del tumore alla prostata e il
il monitoraggio del melanoma. Ecco, tutto gratuito, perché? Perché qui mettiamo in campo la nostra capacità di fare in rete con quelle che sono le strutture del nostro territorio, a partire, come sapete, noi l'abbiamo già fatto dalla Fondazione Raimondi, dalla LILT, Lega Italiana Lotta Tumori, piuttosto che al San Nicola. Quindi andiamo sul mercato per fare in modo di ottenere le convenzioni più favorevoli per i nostri cittadini. E poi, tornando allo spazio appunto della biblioteca e anche di quello che è l'ex edificio di via Garibaldi, dove dal 2007 al 2019 è rimasto il palazzo municipale con i servizi del comune, per dare quindi spazio agli studenti che vogliano nella biblioteca avere un posto tranquillo dove dedicarsi allo studio, e perché no in via Garibaldi invece fare un luogo che possa essere utile sia per gli studenti che per i lavoratori, con possibilità di collegamento e di lavorare in smart working. E poi l'ultimo tema che riguarda, o il penultimo tema che riguarda, il polo ecotecnologico. Come sapete, la discarica che è iniziata, che è aperta ufficialmente nel 1993, oggi è nella fase di rimodellamento morfologico, quindi siamo in una fase in cui i conferimenti sono discendenti, i conferimenti stanno diminuendo, quindi chi amministrerà questo paese dovrà pensare alla fase più delicata, più importante, con più visione, con più necessità di visione, che è la cosiddetta fase di progestione. La fase di progestione che per legge ha una durata di 30 anni, il Comune di Guardamaggiore ha accantonato in questi anni circa 40 milioni di euro per fare fronte a questa fase di progestione, e pertanto dal primo giorno in cui noi saremo insediati dovremo cominciare quel progetto di progestione. Ma non solo, una cosa di cui non si è parlato in questa campagna elettorale, ma che noi conosciamo bene: in questi 5 anni noi abbiamo accantonato 3,5 milioni di euro per le compensazioni ambientali. Questa è la vera novità che io volevo dirvi stasera, quindi 3,5 milioni di euro per le compensazioni ambientali a seguito della sottoscrizione da parte del Comune di Gorlamaggiore nel 2018 di una convenzione favorevole per il Comune di Gorlamaggiore, che consentirà nei prossimi 5 anni, quindi dal 2020 al 2025, di fare e realizzare delle compensazioni ambientali come previste dalla valutazione di impatto ambientale approvata in Regione Lombardia nel 2013, dall'AIA approvata dalla provincia di Varese nel 2015, e quindi saranno ulteriori risorse che si aggiungono a quelle che io ho dichiarato qualche giorno fa, cioè questi famosi 5,5 milioni di euro che sono alla base dello studio di fattibilità di sostenibilità del nostro programma elettorale. Quindi potremo far conto, se saremo bravi, saremo capaci, se avremo le competenze per farlo, di fare anche realizzare quelle che sono previste per legge come compensazioni ambientali, e noi in questi anni abbiamo accantonato 3,5 milioni di euro. Se voi ci siete, noi ci siamo, quindi è fondamentale il voto di domenica e lunedì. Si vota per l'elezione del sindaco di Gorlamaggiore presso la scuola De Amicis. Per votare la nostra lista Fare Comune Zappamiglio Sindaco occorre barrare il simbolo della lista. È possibile inoltre esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze fra i candidati al consiglio comunale della lista Fare Comune Zappamiglio Sindaco. In caso di preferenza singola, occorre scrivere il cognome di uno dei candidati della lista Fare Comune Zappamiglio Sindaco. In caso di doppia preferenza, è fondamentale rispettare l'alternanza di sesso. E quindi occorre scrivere il cognome di un candidato di sesso maschile e il cognome di un candidato di sesso femminile. Se non si rispetta
l'alternanza di sesso, le preferenze verranno annullate. Allora, so che probabilmente in fondo non si è sentito bene. Vi riassumo brevemente come si vota. Noi siamo la lista numero uno, troverete una scheda che credo probabilmente sia azzurra, quindi bisognerà mettere la X sul simbolo fare comune Zappamiglio Sindaco e poi, per chi vuole, si può esprimere fino ad un massimo di due preferenze per consentire ai candidati della lista fare comune di entrare in consiglio comunale. I candidati della lista fare comune sono Annalisa Macchi, Federico Terreni, Cinzia Montini, Renato Grazioli, Nicoletta Orlando, Gianluca Ferè, Antonio Agostino Ninone, Tonia Parisi, Susi Pozzato, Antonella Scolfaro e Fabio Taglioretti e Stefano Monco. Ok? Quindi se volete votare uno dei nostri candidati dovete scrivere il cognome. Basta il cognome perché noi non abbiamo casi di omonimia. Si possono scrivere fino a due preferenze, però occorre a questo punto rispettare l'alternanza di sesso. Cosa vuol dire? Che se scrivete il nome di un uomo, perché le preferenze siano valide, dovete scrivere il nome di una donna. Non è possibile scrivere, scusate, il cognome, non conta il nome. Se invece voi scrivete il cognome di due uomini, a questo punto le preferenze saranno invalidate, sarà valido il voto alla lista. Quello che importa però è fare la X sul simbolo fare comune, che è la lista 1 che trovate chiaramente sulla scheda elettorale. Penso da questo punto di vista di essere stato chiaro, se poi ci sono domande me le fate. Questo video è girato su WhatsApp, chiedetecelo pure anche dopo la nostra riunione, noi ve lo facciamo girare volentieri, e anche sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra pagina YouTube. Ecco, quello che vi dico, visitate la nostra pagina YouTube perché ci sono tutti i contenuti di questi giorni, ci sono da ultimo, credo che oggi ci sia un video molto interessante di Antonio Agostino Ninone che fa un confronto tra i due programmi, ci sono poi tutti i video che ciascuno dei nostri candidati ha girato nei giorni scorsi, proprio perché il nostro obiettivo è metterci la faccia, non solo le competenze ma anche la faccia. Grazie. Se ci sono delle domande, siamo volentieri disponibili. Buonasera, io ho sentito il video di Agostino questa sera, volevo chiedere a Agostino se era così gentile di spiegare a tutto il pubblico presente le differenze tra le due liste, perché sono veramente notevoli, a nostro favore ovviamente. Allora io direi mandiamo il video, va bene? Avanti. Allora prendiamo da YouTube. Abbiamo la connessione? Allora abbiamo un secondo, lo facciamo. Sì. Allora Antonio, magari se vieni un secondo, intanto colleghiamo internet. Come? Che non si sente. Così va sentito. Do la parola ad Antonio Agostino Ninone, ma in ogni caso vi facciamo vedere il video, appena riusciamo. Buonasera a tutti, io faccio solo da riempimento in questo momento. Adesso vi faremo vedere il video, un video di qualche minuto dove abbiamo evidenziato alcune delle differenze che ci sono tra i due programmi. Niente di trascendentale, però sono delle differenze che
a nostro avviso marcano proprio una linea di confine tra il modo di vedere Gorla Maggiore da parte di Fare Comune e il modo di vedere Gorla Maggiore da parte dell'altra lista. L'abbiamo fatto perché, come dico anche nel video, incontrando tante persone in questo periodo, Pietro ne ha incontrate tantissime, ma anche tutti noi candidati abbiamo incontrato delle persone, ci siamo accorti che magari non sempre si va a guardare nel dettaglio il programma, a volte si sfoglia molto velocemente e non si riesce sempre a cogliere tutte le differenze che possono esserci. Mentre invece le differenze sono tante e anche significative dal nostro punto di vista. In questo video io ne ho mostrate alcune, ecco, che sono state riprese peraltro in parte anche da Pietro nell'intervento che ha fatto in precedenza. Adesso mi sincero se siamo pronti. Qualche attimo e adesso partirà il video. Nel frattempo mi dicono se avete altre domande, siamo qui volentieri a rispondere. Intanto saluto Riccardo Castiglioni che fa parte del gruppo di lavoro del sindaco. Ciao Riccardo, direttamente dalla radio. Ci sono altre domande? Allora, no, non capisco se vi abbiamo completamente addormentati o se vi abbiamo eccolo. Ne approfitto, visto che mi dicono che ci vogliono 3 minuti, vi presento i candidati e l'assessore esterno, Silvio Landonio. Prego. Come? Riempi pista. Nicoletto Orlando. Renato Grazioli. Cinzia Montini. Federico Torreni, Annalisa Macchi, Fabio Taglioretti, Antonella Scolfaro Immariani, ci tiene a precisare sempre il cognome del marito, Susi Pozzato, Antonia Parisi, Antonio Agostino Ninone, Gianluca Ferré. Allora, come vi ho già detto, Silvio Landonio sarà assessore esterno al territorio, al commercio e all'agricoltura. Poi ognuno dei nostri candidati ha una delega che svilupperà, Federico, sport e politiche giovanili. Tu le dette? Nicoletta, istruzione e partecipazione attiva, giusto? Cittadinanza attiva. Poi Cinzia, istruzione e politiche giovanili. Stefano, eventi, associazioni, giovani, staff per il service in caso di eventi. Annalisa Macchi, disabilità e fragilità, oltre che città dei bambini. Renato Grazioli, bilancio, sicurezza e lavori pubblici. Un applauso di incoraggiamento a Renato Grazioli, ma soprattutto a sua moglie Camilla, che non lo vedrà più, credo, a casa. Fabio Taglioretti, bilancio e società partecipate. Come sapete, noi abbiamo molte partecipazioni all'interno di società partecipate pubbliche, tra cui Accam, che gestisce l'inceneritore di Busto Arsizio, che abbiamo provveduto a dismettere, credo che nei prossimi mesi si completerà la dismissione delle quote societarie all'interno di Accam. Poi Alfa, la società pubblica della provincia di Varese a cui partecipano tutti i comuni della provincia di Varese
che gestisce l'acquedotto e la fognatura, poi in partecipazione totale la Gorla Servizi, che gestisce il centro diurno e l'area feste, poi partecipazioni minoritarie nell'azienda consortile del Mediolona, poi nella società consortile del Fiumelona. Quindi è per questo che abbiamo deciso e scelto insieme a Fabio di creare una delega ad hoc, proprio perché Fabio viene da un'esperienza importante, è stato per 3 anni membro del consiglio di amministrazione della società Gorla Servizi. Poi Antonella Scolfaro, delegata alla cultura, pari opportunità. Susi Pozzato, salute, servizi sociali, famiglia. Antonia Parisi, associazioni e cultura. Antonio Agostino Ninone, attuazione del programma, quindi sarà colui che ci detterà i tempi, le modalità, che misurerà se il nostro programma effettivamente lo abbiamo realizzato, lo stiamo realizzando. Trasparenza. E infine Gianluca Ferré, ambiente e innovazione, perché il nostro programma, come sapete, prevede una componente importante di attenzione all'ambiente e all'innovazione, perché vogliamo far diventare questo paese un punto di attrazione, una stella polare della Valle Olona. Ecco, quindi ora penso siamo pronti. Eccolo, Antonio Agostino Ninone, un applauso. Sono radicalmente differenti dal nostro punto di vista. Quindi in questo breve intervento vorremmo sottolineare un pochino quali sono queste differenze. La prima differenza dal mio punto di vista. Si sente in fondo? No, bisogna alzare, È importante che si senta. È al massimo, dovete avvicinarvi. Va bene, proviamo. In silenzio. Vai. Buongiorno a tutti. In queste settimane abbiamo incontrato molte persone, sia io che i miei colleghi di lista, e ci siamo accorti che molti ci dicono che i due programmi si assomigliano molto. In realtà sono radicalmente differenti dal nostro punto di vista. Quindi in questo breve intervento vorremmo sottolineare un pochino quali sono queste differenze. La prima differenza, dal mio punto di vista, è importante, è di impostazione, ovvero di visione del paese, visione di Gorla Maggiore. Da una parte fare comune a Gorla 2030, quindi un progetto interrelato che tocca dalla cultura ai lavori pubblici, dall'ambiente allo sport e tempo libero, che è proiettato nel futuro, lo dice la parola Gorla 2030. L'altra lista propone l'idea di borgo. Borgo è un termine che di per sé rimanda al passato. Altra differenza la troviamo subito nelle ultime pagine dei due programmi, e riguardano la squadra. A parte differenze, diciamo così, di dati, ovvero mentre nel fare comune troviamo 8 laureati su 13 candidati, quindi 12 candidati al consiglio più il sindaco, dall'altra parte troviamo 4 laureati su 13 candidati. E la differenza fondamentale che salta subito all'occhio sono le attribuzioni, cioè se io guardo la lista di fare comune, c'è già scritto di che cosa si occuperà ognuno. Quindi noi sappiamo bene, riusciamo a fare bene il collegamento tra la persona che conosciamo, perché qua a Gorla ci conosciamo tutti, e che cosa farà su fare comune. Dall'altra parte questa cosa non c'è, non lo sappiamo. Passiamo ad altri punti che sono un po' più specifici dei due programmi. Il primo, che è saltato subito all'occhio a me, riguarda le tasse. Fare comune ha un programma di riduzione di alcune tasse, la riduzione della Tari, piuttosto che il contributo agli artigiani danneggiati da Covid, abbiamo gli incentivi per l'efficientamento energetico, abbiamo un abbassamento degli oneri di urbanizzazione laddove si attueranno progetti di rigenerazione urbana. Mentre sul programma dell'altra lista
non trovo traccia di tutto questo. Ah, dimenticavo, c'è anche il bonus bebè. Cos'è il bonus bebè che propone Fare Comune? Il bonus bebè sono 500 euro a tutte quelle famiglie che dal 2020 in poi avranno un bimbo. Dall'altra parte viene proposto di piantumare un albero per ogni bimbo. Altra differenza, il polo sportivo. Fare Comune propone di utilizzare i terreni adiacenti all'area feste per costruire due campi da calcetto, il campo di beach volley, il campo da basket, quindi su un territorio su un terreno che è già del comune, che comporta gli oneri di edificazione, diciamo così, le spese per edificare tutto questo. Dall'altra parte, l'altra lista cosa propone? Propone di preparare un campo da calcio di allenamento per la società sportiva calcistica che gestisce in questo momento il campo sportivo, da fare sui campi da tennis, e spostare i campi da tennis nei territori adiacenti. Una sola postilla su questa cosa che mi permetto di dire. Nel 2016 il Consiglio Comunale ha approvato una convenzione sottoscritta dal sindaco Pietro Zappamiglio e dal presidente di Pedemontana, che in quel momento era Antonio Di Pietro. Cosa diceva questa delibera di consiglio? E quindi cosa affermava anche Pedemontana? Che sarebbero stati dati 280.000 euro al comune nel momento in cui fosse stato realizzato quel progetto che era allegato alla convenzione. Ebbene, nel progetto allegato alla convenzione non si parla di campi da tennis. Altra differenza che può saltare all'occhio: Fare Comune propone un centro polifunzionale nel terreno alle spalle del municipio, in corrispondenza della biblioteca. Un centro polifunzionale che con una serie di servizi per i cittadini. Allo stesso modo, l'altra lista propone un auditorium, un teatro, quindi qualcosa di molto simile, che viene edificato però sul territorio di un privato. Anche qui, mentre da una parte abbiamo un terreno comunale che comporta solo spese di edificazione, dall'altra parte abbiamo anche spese di acquisto dei terreni dal privato. Terza differenza. Sono più di tre le differenze. Altra differenza, diciamo, è il mercato. Fare Comune lo vuole riportare in centro al paese, nel Parco della Meridiana, attorno al Parco della Meridiana, in modo da avvantaggiare tutti, dalle differenti parti del paese si arrivi, e in particolar modo gli anziani. E nel programma della lista avversaria non viene indicato nulla. Un'ulteriore differenza riguarda la salute. Il programma di Fare Comune prevede una serie di interventi di prevenzione, dall'ambliopia all'ictus, dalla prostata al tumore al seno per le donne con più di 35 anni, tutti interventi con screening gratuiti offerti dal Comune. Nell'altro programma non ho trovato nulla riguardo a questo. Passiamo ad altre due ulteriori differenze, poi non vi tedio più. Un'altra differenza è il co-working. Fare Comune propone di fare co-working negli edifici comunali posti in via Garibaldi, laddove ci sono stati, c'è stata l'anagrafe e tutti gli altri uffici fino a poco tempo fa. Una piccola sottolineatura: co-working, per chi ha già avuto la possibilità di visitare questi centri di co-working nelle grandi città o anche nelle città un po' più piccole, sono luoghi molto rumorosi dove ci sono molte persone che si confrontano tra di loro. La lista avversaria propone di fare delle postazioni di co-working presso la biblioteca, che per sua natura è un luogo silenzioso. Ultima differenza che posso sottolineare, poi ce ne sono veramente tante altre se vi addentrate nei due programmi, ma l'ultima differenza che mi preme sottolineare è l'atteggiamento sulla discarica. Da una parte, Fare Comune in questi 5 anni di amministrazione, e lo dice anche per i prossimi, si viene detto che la discarica verrà chiusa, quindi entro il prossimo mandato sicuramente verrà chiusa. E ci stiamo già preoccupando del dopo, con progetti di post-gestione, ovvero tutti quei progetti che permetteranno di sfruttare quell'area. È vero che ci vorrà molto tempo e che non verranno certo conclusi in questi 5 anni, ma bisogna partire adesso,
bisogna partire adesso, perché in tutte le altre esperienze con le quali ci siamo confrontati in giro per l'Italia ci vogliono almeno una decina, dai 10 ai 15 anni dal momento della progettazione al momento della realizzazione finale. Quindi bisogna muoversi adesso. Fare Comune ci ha pensato e lo propone nel suo programma. Dall'altra parte, nel loro programma non è scritto nulla, ci sono state solamente dichiarazioni che dicono che non si può fare, non sappiamo bene in base a quali considerazioni. Ultima differenza che mi permetto di sottolineare sono le due persone candidate a sindaco, quindi abbiamo una differenza di genere, abbiamo una differenza di età, abbiamo una differenza di titoli di studio. Poi potete divertirvi a cercare tutte le altre. Grazie. Allora, come abbiamo visto, sicuramente è una squadra competente, è una squadra che ha voglia di lavorare, ma che ha anche voglia di divertirsi, e questo lo possiamo notare da questo video di backstage che ci mostra quelli che sono stati i momenti più divertenti di questa campagna elettorale. Sorgeranno dei nuovi impianti sportivi che andranno a costituire siti tolti presso la scuola una serie di luoghi che si chiamano luoghi di co-working, perché secondo noi i bambini più conoscono il proprio territorio più lo amano e più... Abbiamo individuato l'area in via Como, che è quella alla mia spalla. Passa la voce! Saremo chiamati ad amministrare. In caso di sconfitta... Giuseppe. Ringraziamo l'ultima volta tutti e facciamo parlare ancora Pietro. Grazie. Beh, spero che vi sia piaciuto il backstage. I nostri video sono tutti disponibili sulla nostra pagina YouTube, quindi trovate sia quelli più divertenti, ma trovate anche quelli di contenuto come quello che ha fatto Antonio. Lo ringrazio, quindi Fare Comune Gorla Maggiore pagina YouTube, potete iscrivervi e quindi avrete tutte le...
le notifiche quando noi carichiamo dei video, però ce ne sono di molti, ho visto che tra l'altro le visualizzazioni sono tantissime e vi ringrazio. Allora vi ringrazio per essere qui con noi questa sera. Per me è stata una bellissima campagna elettorale, perché in campagna elettorale si conoscono tante persone, si trovano tanti amici, questa è una squadra veramente unita, è una squadra che ha condiviso davvero tutto, è una squadra che, io dico, ha attratto anche molti giovani, ed è la cosa più bella che oggi voglio dirvi, è il fatto che qui con noi ci siano due presentatori giovanissimi, ci siano altre persone che con noi hanno vissuto questo momento. Ora noi abbiamo bisogno di voi, però, perché lo vogliamo amministrare questo paese, abbiamo bisogno dei vostri amici, abbiamo bisogno delle vostre preferenze, abbiamo bisogno che voi domenica e lunedì ci diate di nuovo una rinnovata fiducia che ci possa garantire di governare questo paese per altri 5 anni e di avverare questo sogno che è nel nostro programma elettorale, che è un sogno concreto e un sogno realizzabile. Vi voglio dire questa cosa, io sono davvero grato ai gorlesi e grato a Gorla Maggiore, e voglio dire grazie a Gorla Maggiore per avermi dato il privilegio di servirti. Grazie a tutti. Allora, non riesco a chiamarli tutti perché sono in tanti, però ci terrei, prima di chiudere, e noi vogliamo rimanere insieme poi con una musica di sottofondo, perché non abbiamo voluto andare oltre le 10:20, le 10:30, ma possiamo ancora rispondere alle vostre domande qui insieme, però vorrei che i candidati, le persone che, e le tante persone che in questi giorni, in queste settimane, in questo mese ci hanno dato una mano, venissero qui, così che io possa ringraziarvi tutti. Quindi anche tra il pubblico, Patrizia, Monica, non la vedo più, è là in fondo, però ti lascio lì così non ti scomodo, però ti ringrazio, ringrazio Monica, ringrazio Manuel, Cristian, Marco, venite tutti ragazzi, facciamo vedere che siamo in tanti, siamo giovani, siamo anche belli, io direi. Avanti, avanti, Elena, Silvia, Alice, Giuseppe, Mauro, Riccardo, eccoli, ciao. Patrizia, dove sei? Non ti vedo. Sono dietro. Eccola, Patrizia, Marco, Dino, vai, Dino, fai le foto. Tito, guardate la pagina Facebook di Tito, perché lui ha fatto quello che gli inglesi chiamano un endorsement. Grande Tito, Tito Cubesi. Ecco, un applauso. Sono in tanti, hanno tutti la mascherina, grazie, molti giovani, e vi faccio una promessa qui, come vi ho detto, noi vogliamo costruire una classe dirigente che possa amministrare questo paese, e pertanto dal primo giorno in cui saremo eletti voglio ritornare a fare quella scuola di formazione politica che noi abbiamo cominciato 5 anni fa con una serie di incontri e che ha consentito ad alcuni giovani di avvicinarsi alla politica. Perché guardate, la politica non è una cosa brutta, è una cosa bella, è una cosa che dobbiamo rivalorizzare e amministrare. Per me questo paese in questi anni, insieme a molti di loro, è stato un onore, ma soprattutto è stata anche una crescita umana a cui io sono veramente legato e grato. Grazie a tutti, non vi cito uno per uno chiaramente. Allora adesso mettiamo un po' di musica, la piazza si trasforma in una discoteca. Domenica e lunedì votate Pietro Zappamiglio e mettete una preferenza per i candidati. Allora, i risultati verranno scrutinati martedì mattina, pertanto i risultati si sapranno martedì in tarda mattinata, ma noi, grazie al vostro aiuto, facciamo in modo che i risultati siano favorevoli a noi, pertanto questo è un disturbatore, questo è un disturbatore seriale. Comunque, davvero, facciamo in modo che in questi 2 giorni convinciamo i nostri amici, portiamoli a votare, votiamo per fare comune Gorla Maggiore, perché il nostro progetto possa essere davvero un progetto concreto. Grazie, grazie a tutti, noi siamo qui.